noi abbiamo dei numeri che parlano per noi, quindi non c'è bisogno, pensiamo che a noi ci visita la gente italiana come ci visita la gente del Nord Africa, dell'Australia, quindi siamo sicuri che arriviamo lontano, molto lontano. Se ci arriviamo noi, ci arrivano sicuramente prima di noi i nostri attori. Ma cosa guadagna un attore attrici? Ardi o c'è un attore dici che faccia scene ardi, praticamente. Quello è soggettivo, perché noi contrariamente ad altre produzioni similari non abbiamo praticamente, non lavoriamo a scena, come si fa. Nel campo si lavora, cioè si presenta un'attrice e dice io voglio, che ne so, X per farti una scena di hard, giusto? Contrariamente noi facciamo anche questo, per carità, se ci interessa l'attrice facciamo anche questo. Però di solito mettiamo sotto contratto, ossia facciamo i contratti. La prima cosa è quella di creare noi il personaggio e investire per lei. Cosa significa? Significa che noi praticamente prendiamo una persona che è una perfetta sconosciuta, però fa cinema hard o ha fatto o ha delle esperienze hard, e quindi attorno a lei creiamo il personaggio, la pubblicità. Quindi se io gli darei ipoteticamente, no? Mettiamo che lei vuole fare una scena, no? Se io gli do 300 euro per farmi una scena, è meglio che ne prenda 150, però dietro c'ha dei tabelloni pubblicitari, dei loghi in un sito che non è un sito che lo vendono in Italia, ma lo vedono nel mondo, ha delle garanzie, soprattutto legali, che sono cose importanti, ha un manager. Se lei ha bisogno di un manager in qualsiasi agenzia, vada più scadente che possa esistere in Italia, ci vogliono 2.000 euro per avere un manager mensilmente, giusto? Quindi uno bisogna anche permetterselo. Se poi lei va ad avere un avvocato a sua disposizione 24 ore al giorno, cosa lo paga? Quindi noi cosa facciamo? Facciamo dei contratti a delle persone e garantiamo per scritto tutto questo. Chiaramente e ovviamente non diamo retribuzioni altissime, perché investiamo su quella persona, però siccome siamo sicuri di quello che facciamo, noi diciamo ipoteticamente oggi ti diamo 5 per contratto, la rivalutazione tua sicuramente da qua a un anno, a due anni, oggi ti conoscono 3 persone, tra un anno ti conoscono 3, quindi se tu oggi vali 2, il prossimo anno vali 7, e allora devo fare il contratto per 7. Quindi se tu oggi guadagni, per dire, 20.000 euro l'anno, io ti devo dare il prossimo anno 70.000 euro per tu essere sotto contratto con me, e così via. Poi per quanto riguarda gli attori, perché non voglio sviare la domanda, no? Ma per quanto riguarda gli attori e le attrici, ci sono, non dico i belli e i brutti, ma posso dire i bravi e meno bravi, questo forse è più corretto dire, no? E allora ci sono attori che meritano tanto, ma non perché mi sono simpatici, perché magari mi fanno fare o ci fanno fare un ruolo, cioè interpretano un ruolo e mi fanno fare una scena, magari ci sono delle persone che per dire le parole ci stanno 2 giorni e valgono di meno. Cioè non significa che non pago, però c'è quella che è più brava a recitare e guadagna di meno, c'è quella che è più brava a fare altre cose e guadagna di più. Quindi non c'è una tariffa media, però per sfoltare un po' il mito, sicuramente l'attore hard guadagna. Ma ci risulta che lei sia una regista oltre che proprietario della produzione, ma è vero questo? Sì e no, perché io praticamente
Sicuramente faccio la parte amministrativa. Proprietario è una parola grande, no? Perché proprietario significa padrone in se stesso, no? Quindi io posso essere il padrone delle mie idee. Allora, regista sì, perché le mie idee sono insindacabili e praticamente non si discute su quello di là. Su quello invece che la proprietà, no, sono discorsi amministrativi che è inutile che le spiego perché credo che neanche abbiano senso, cioè non avrebbero senso né per lei né per me spiegare cosa c'è. Se lei vuole arrivare a dire una domanda specifica, ma cosa può fare la Pink Production, io gli posso dire che la Pink Production può produrre un film che abbia un costo medio come un film hard, solitamente costa produrlo 5.000 euro. Ci sono dei film hard che costano 80.000, 180.000, 200.000. Noi possiamo produrre, essendo distributore del nostro prodotto, possiamo produrre un film che ci costa 10.000 euro. Però se domani ci danno un'idea o mi viene un'idea, proponiamo un film che costa 1 milione di euro e lo produciamo. Non è che dobbiamo vendere a qualcuno il nostro prodotto, siamo noi distributori. Non cerchiamo partner, nel modo più assoluto, e non vendiamo niente, nel senso che l'azienda è sana, sta bene così per com'è, e quindi penso che sia stato abbastanza chiaro sul tema amministrativo. Diciamo che io la rappresento in un certo qual modo. La Pink Production anche a livello di proprietà, è vero. Però preferisco dire che la rappresento, perché dire proprietario, non sarebbe corretto. Sono chiara. Saluto. Ci salutiamo, grazie per E come, tutto. così ci salutiamo senza. Stasera, per esempio, rimane qua a Milano? Rimane Sì, Milano? stasera ci E allora sono qua. scusa che ce n'è con me, vengo fuori. Va bene. Sì? Sì. Che cosa preferisce? Carne, Pesce, pesce? mi piace tanto Sì, è tanto pesce. pesce? E frutti di mare? Sì, anche. Anche? Ok, allora ci vediamo stasera. La Ok, mando grazie. a prendere, ok? Ok. Ciao, ciao. Ciao. E questa è l'intervista. Hai visto? Non è che Ah, se la poi ripetiamo un po', non è difficile, poi fai sempre così, bravo. fa. Facile. E hai Vediamo. visto?